Io sono curioso di capire cosa facevate prima di questa vita. Ci sono tanti Beh, tu. prima. Quali prima iniziamo? Iniziamo un prima tuo, poi un prima mio e poi questi prima Si si uniscono, li uniscono. facciamo unire. Allora, abbiamo iniziato la nostra esperienza in camper. Prima di vaniglia avevamo un mansardato di 7 metri bello grande che chiamavamo infatti Cuzzetto, che in dialetto salentino è il mattone, quello proprio parallelepipedo pesante. Che facevamo? Prima di allora vivevamo in campagna. Abbiamo vissuto per 7 anni nella casa dei miei nonni in campagna, dove ci dedicavamo all'autoproduzione. Ma c'è un prima ancora più prima. Sì. Prima di andare in campagna, che questo è stato già un grande cambio. Lei viveva a Bologna, io vivevo a Roma. Tutte e due studiavamo e lavoravamo, insomma, all'università e avevamo dei lavori. E in quel periodo ci conosciamo e ci cominciamo a frequentare, Chica viene a vivere a Roma. E dopo un po' Roma ci dà tutto quello che ci poteva dare, insomma, e decidiamo di cambiare vita. Quindi questo è stato un primo, diciamo, cambiamento Molto dalla importante. importante, sì, dalla città, quindi dal parco giochi interattivo della città, tantissime relazioni, tantissimi stimoli. Decidiamo di voler provare un percorso diverso, di metterci alla prova proprio a contatto con la natura, quindi autocoltivazione dei prodotti, imparare a coltivare la terra in maniera biologica e cercare di riuscire a produrre tutto quello che potevamo, quindi dai saponi, ai dentifrici, il cibo, all'energia, e quindi ci trasferiamo in Salento, in questa casa Sì. E dei nonni di Chica, della famiglia di Chica, e cominciamo questo percorso. la sfida in questo soprattutto era quella proprio di costruirci un lavoro, perché venivamo da una realtà di lavoro dipendente e invece ci siamo ritrovati catapultati in una realtà in cui tutto era da costruire. Ed è stato molto interessante questo passaggio, perché inizialmente io e Edo abbiamo proprio incrociato le nostre competenze, i nostri destini e il lavoro l'abbiamo creato insieme, basato appunto proprio sull'autoproduzione. Poi entrambi di base siamo degli artisti, io in ambito grafico, Edoardo invece in ambito musicale. Abbiamo unito queste competenze in un progetto che poi è evoluto nel tempo, ma che aveva di base il filo conduttore della musica delle piante. Da là, dopo tutto un lavoro, tutto un tempo di creazione insieme, ognuno dei due, diciamo, che ha preso proprio una strada personale e ha sviluppato le proprie competenze in quello che è diventato l'ambito professionale, sia mio che di Edoardo. Entrambi al momento lavoriamo sia in presenza, ma anche e soprattutto online, e questo è ciò che ci permette di poter vivere in questo modo, di poter viaggiare in van per tanti mesi all'anno, proprio perché non dobbiamo ritornare in un luogo fisico a lavorare e il resto vivercelo come una vacanza, no? Per noi il viaggio è proprio è la nostra vita quotidiana. Quando noi siamo in viaggio, lavoriamo quotidianamente, ma invece di farlo nel chiuso, in un ufficio, in un luogo fisico, lo facciamo proprio spostandoci quotidianamente e cambiando quotidianamente lo scenario in cui creiamo quello che al mondo portiamo. Io attualmente mi occupo di relazione d'aiuto, sono una costellatrice familiare sistemica e guido le persone in percorsi di crescita personale, sia individuale che di gruppo. Poi mi occupo anche di arte spirituale e di channeling. E collaboro con Edo nel progetto Plantsplay alla parte creativa. E invece però quello è proprio il suo progetto, la sua creazione. Sì. Allora, sì, diciamo dopo queste varie fasi, quindi la prima grande fase di città dove abbiamo esplorato quindi quel tipo di vita, passiamo a questa vita più rurale che dura circa 7 anni e dopodiché decidiamo di dare nuovamente una svolta alla nostra vita e in un viaggio in Marocco, proprio ad Essaouira, ci rendiamo conto che avevamo bisogno di un cambio. Questo cambio, ci guardiamo intorno e capiamo che poteva avvenire tramite una vita itinerante,
quindi cominciamo a informarci sulla vita in camper. Era il 2018-2019, in quegli anni cominciavano molte persone a raccontare questo stile di vita su YouTube, ma c'era pochissimo ancora. Quindi ci mettiamo su subito a cercare. È stata per... una folgorazione, mi ricordi, sì. Ti ricordi appena praticamente vedemmo tante persone come qua in questa situazione che vivevano in quel modo. Quindi ci è arrivata questa illuminazione e siamo stati 3 giorni e 3 notti talmente eccitati che non riuscivamo a dormire, a cercare su subito, no? Su subito.it e su Facebook Marketplace cercavamo questi camper usati. E volevamo informarci in maniera proprio, come dire, dovevamo nutrirci velocemente di questa cosa perché era un fuoco che era appena nato, non sapevamo niente. Allora, diciamo, troviamo un camper vicino Roma, io sono nativo di un paese vicino Roma, Arcinazzo Romano, quindi dal ritorno del viaggio in Marocco andiamo subito a vederlo. Questo camper è un camper molto grosso, di 7 metri, è molto bello, però ci sembrava uno spazio adeguato in quel momento per il nostro rapporto e quindi non guardiamo nessun altro camper, lo acquistiamo subito, partiamo e cominciamo con il camper a viaggiare. Tempo pochi mesi, era il 2019, facciamo un po' di viaggetti in Italia, poi partiamo per la Sicilia, inizia la pandemia, bloccati 3 mesi in provincia di Ragusa, in un campeggio però sul mare, quindi ci siamo fatti 3 mesi folli del blocco totale della viabilità per via della pandemia, in un campeggio insieme a 2 italiani, un islandese e 2 svizzeri. Tutto il campeggio era per noi sul mare, siamo stati 3 mesi lì e per noi sono stati 3 mesi belli, perché un privilegio, sì, siamo stati in natura e nella sfortuna di essere partiti proprio quei mesi ed essere bloccati, in realtà ce la siamo vissuta bene. Poi il viaggio continua, cominciamo a girare l'Italia fino a quando ci rendiamo conto che il cozzetto era un po' troppo ingombrante. Esatto, 7 metri erano troppi per noi, potevamo vivere con meno spazio e questo ci avrebbe semplificato un sacco di cose, come la possibilità di trovare parcheggio più facilmente, di essere meno visibili, di essere, come dire, più... Di andare soprattutto in natura, perché esatto. Avevamo scoperto in quell'anno di viaggio che quello che ci piaceva fare di più era soprattutto andare in natura, e quando vai in natura ci sono tanti sterrati che magari con un camper grande è difficile fare, oppure non ci piace troppo andare nelle città grandi, ci piacevano e ci piacciono i paesi molto piccoli, a volte nei paesi piccoli è difficile andare con un camper grande, oppure se vai in montagna ci sono salite molto ripide, con un camper grande magari non le puoi fare perché la parte dietro tocca semplicemente, no? Quindi cose proprio pratiche ci hanno fatto capire che in realtà avevamo bisogno di un altro tipo di mezzo e quindi è iniziata subito un'altra ricerca. Esatto, eravamo in Sicilia e subito partita questa nuova esigenza nella nostra mente, siamo persone abbastanza pragmatiche, se capiamo che una cosa può essere una svolta non perdiamo tempo, cerchiamo subito di arrivare alla soluzione. Cerchiamo quindi sempre su internet e troviamo lei, Vaniglia, questo camper, un Fiat Ducato camperizzato dalla POSL di 5,40 m che si trovava ad Udine. Quindi in pochi giorni arriviamo da me a Roma, parcheggiamo il camper e io prendo un treno, un aereo, non mi ricordo, forse un aereo, e vado ad Udine a vedere Vaniglia. Ricordo che avevamo messo subito in vendita cuzzetto. Esatto, nel frattempo abbiamo subito subito. Appena avete visto. Abbiamo messo in vendita il vecchio camper prima praticamente di acquistare quello nuovo. Con il rischio, diciamo rischio, tra virgolette, del fatto che magari quello poteva averlo venduto nel frattempo, poteva non piacervi. Esatto, no? Però dalle foto e dal modello avevamo visto che era proprio quello che cercavamo, infatti fu subito, come dire, amore, abbiamo detto subito e quindi in 2 giorni arrivammo a Roma, partì per Udine, lo andai a vedere, gli dissi perfetto, il tipo che ce l'aveva tenuto benissimo, ci aveva solo un paio d'anni, aveva 10.000 chilometri, quindi era come nuovo e quindi entro qualche giorno l'abbiamo acquistato
e abbiamo venduto invece l'altro camper. E quindi adesso da circa 3 anni invece siamo con Vaniglia e viaggiamo con lei e ci troviamo benissimo perché abbiamo lo spazio necessario per poter vivere bene e come almeno rispecchia le nostre esigenze di spazio, poi è tutto molto relativo a questo mondo e in più ci possiamo muovere senza pensieri, mentre con un camper da 7 metri avevamo il pensiero chissà dove troverò parcheggio, i parcheggi sono sempre più piccoli, sono 5-6 metri, quella era 7, quindi dovevamo vedere su Google Maps dove avremmo parcheggiato, non era un viaggio spensierato e se dovevamo andare su una montagna in natura magari toccavi, mentre con Vaniglia andiamo, partiamo e sappiamo che arriveremo sicuramente dove abbiamo pensato senza problemi. Che bello, sì, questo è vero, una grande libertà ti dà, no? Anche la casa mobile in questo senso qua, io me ne accorgo con Gigi, veramente mi sento libero di poter andare dove voglio, ovvio che ho dei limiti anch'io al contrario, cioè non posso arrivare in certi posti magari che ho una pendenza altissima perché non ce la fa, però a grandi linee, cioè, la comprendo bene. Cosa scatta, diciamo così, nel cuore di una persona che decide veramente di fare anche un cambio della propria vita? Ok, viaggiamo, cioè da una casa ferma a viaggiare. C'è stato un momento, ve lo ricordate? Sì, per noi proprio nello specifico che già avevamo fatto, no, dei cambi di vita importanti, la decisione di prendere un camper e iniziare a provare, a sperimentare un tipo di vita che in realtà non sapevamo nemmeno se era giusto per noi, se ci piaceva, no? Perché comunque vivere in camper implica tutta una serie di dinamiche che non sono per tutti, no? E per noi ciò che proprio ha fatto scattare questa idea era un momento di crisi che c'era nella nostra relazione e avevamo sentito che o portavamo un rinnovamento grande all'interno della relazione oppure ci saremmo separati e avremmo preso strade diverse. Però comunque alla base di fondo c'era un grande amore che ci ha spinti a fare un cambio di vita così importante, quindi a lasciare una casa e a lanciarci, no? Fare un atto di fede, fare un tuffo nell'ignoto per rilanciare la nostra relazione e vedere come andava. Ed è andata bene perché stiamo ancora qua insieme dopo tanti anni. 15 anni insomma che siamo insieme, abbiamo attraversato quindi varie fasi, vari cambiamenti, questo non è il primo, probabilmente non sarà l'ultimo, questo cambio di vita radicale, perché quel che abbiamo capito è proprio questo, no? Il rinnovarsi, il sentirsi sempre in gioco è la chiave per mantenere giovane in qualsiasi rapporto, sia noi stessi, sia le nostre prerogative di vita, la nostra missione, quello che ci piace fare, no? È il rinnovamento la chiave di tutto, perché indubbiamente una cosa finirà e se stai attaccato a quella cosa come l'hai iniziata è forse proprio quello che la fa finire, no? Quindi bisogna rinnovarla, fare un cambiamento. Bellissima, c'è una frase che ho letto tempo fa, cioè la vostra storia mi ricorda esattamente questa frase del Buddha che diceva che le cose ferme, ristagnanti muoiono, esatto. E le cose che invece cambiano continuano a vivere. Quindi sì, questo se lo insegna la natura, no? Perché se noi guardiamo la natura, tutto è in continuo cambiamento, ma anche noi stessi come esseri umani, come esseri spirituali, siamo perennemente in evoluzione, siamo perennemente in cambiamento e purtroppo abbiamo creato una società in cui per tante paure tendiamo proprio a stagnare, no? A fermarci, perché questo fondamentalmente crea l'illusione di una certezza, di una sicurezza che comunque è effimera, perché la vita ti porta l'inaspettato in qualsiasi momento. E noi, io, cioè, abbiamo imparato nella nostra vita che è fondamentale fluire con il cambiamento, no? Permettersi di chiudere un ciclo di vita quando senti che è chiuso e aprirti al nuovo quando senti questa voce dell'anima proprio che ti chiama e ti dice no, c'è un cambio da fare. E io sono sicura che questa voce tutti la sentono dentro di sé. Poi c'è chi l'ascolta e c'è invece chi non l'ascolta per tutta una serie di condizionamenti che però poi inevitabilmente ti portano a non vivere la vita che vuoi, no? Ho una domanda, potete non rispondere, potete mandarmi a quel paese.
qual è quella roba che tiene insieme due persone? Perché io conosco un sacco di robe che possono allontanare le due persone, ma non conosco quella roba che tiene insieme. Cioè, avete individuato nel vostro rapporto una roba, una condizione, una situazione che quella roba lì vi tiene insieme? Beh, sicuramente non... di vedere che dici. Attento a quello che rispondi. Io penso non tanto uno stile di vita comune, ma una missione comune, perché io ho interessi totalmente diversi dai suoi, lei ha interessi totalmente diversi dai miei. Sai che è bellissimo ciò che hai detto, è profondo. Scusa se ti ho interrotto. Sì, perché alla fine spesso tendiamo a pensare che c'è questo fantastico racconto alla Disney dell'anima gemella, no? Ah, quella deve essere uguale a me, come me, la pensa come me. Troverete mai nessuno nella vita che la penserà esattamente come voi. È la nostra unicità, no? Visione del mondo che fa il mondo così bello e variopinto, altrimenti eravamo tutti simili. Quindi una cosa che fa camminare insieme due persone o un gruppo di persone nel tempo è una visione a lungo termine, una cosa comune, no? E poi ognuno avrà i suoi interessi, le sue sfaccettature, il suo modo di pensare, di vivere, ma se vogliamo tutti arrivare laggiù, ognuno prende delle strade, ci si incontra in maniera creativa e si cerca di andare insieme, ognuno fa una cosa, ognuno fa un'altra, però la volontà è quella di vedere, di vedersi a lungo termine ancora insieme e costruire un qualcosa, no? Ma sai che mi ha emozionato a me. No, è bello, guarda che profondo ciò che hai detto, sì, la stracondivido. È inevitabile che ci saranno degli alti e bassi, no? Però quando va tutto bene, esatto, quando va tutto bene, non cresci, sei stagnante, va tutto bene. Nel momento in cui arriva il problema, allora lì bisogna cambiare per risolverlo, è lì che sta l'evoluzione. Se non ci fossero i problemi saremmo sempre stati gli stessi, no? Dal momento in cui siamo nati, no? E invece è proprio la difficoltà, è spesso anche il trauma, una cosa molto violenta che cambia nella nostra vita, che ci può dare l'input di vedere le cose diversamente e rialzarci, no? Nel lavoro, nella vita di coppia, nella vita globale, puoi scegliere come prendere quello che ti accade, se subirlo oppure essere creativo e modificare il tuo approccio a quel tipo di realtà. Così insomma è, per questo dico, molto spesso sembra che la vita in camper per noi sia un arrivo, ma in realtà abbiamo capito in questi anni che è una delle tante esperienze che stiamo facendo, no? Che abbiamo vissuto prima in paese, nasciamo tutti e due da dei paesi piccoli, poi viviamo nelle grandi città, poi ritorniamo in campagna, cominciamo a coltivare, e questo vuol dire radicarsi molto in un posto, perché le piante ci devi stare dietro, non ti puoi spostare, poi improvvisamente cominciamo a viaggiare, poi chissà che altro succede, si mischiano le cose, tutto vederlo come un passaggio, perché è l'unica cosa certa, è che prima o poi finisce questa esperienza terrena. Questa è l'unica cosa certa, quindi viversela come un continuo passaggio, esatto, una continua evoluzione, ci sembra la cosa più stimolante da fare a questo mondo, insomma. Sì, ricordarci che il tempo qua su sta terra è transitorio, no? Se abbiamo questa consapevolezza ci permettiamo proprio di vivere la vita che vogliamo, sapendo che il tempo a nostra disposizione nella forma umana non è infinito, no? Quindi ci impediamo di sprecarlo fondamentalmente. Che bello. Infatti quello che su cui sto riflettendo in questo ultimo periodo è dare il massimo valore nel tempo in cui mi resta, no? Dare questo massimo valore alla vita nel tempo che mi resta, che non lo so io quant'è. Esatto. Ecco perché mi sto impegnando ogni giorno a dare il massimo valore, anche un incontro. Io mi sto sforzando, ad esempio, ultimamente, no? Quando vado al supermercato, cercare di sorridere, perché quando saluti qualcuno col sorriso, quello ne viene anche rinvigorito. Perché a me capita, quando uno mi saluta con energia, mi sento, ah, che bello. E perché è contagiosa, no? L'allegria, la gioia. E quindi, bella questa cosa che avete tirato fuori. Beh, voi fate anche qualcosa di particolare. Io adesso non so se sto saltando dei passaggi, però mi incuriosisce anche tanto, sì, il fatto del vostro lavoro. Allora, sì, diciamo che, come dire, la vita in camper in questo momento
può sembrare molto, qual è l'aggettivo, viene in mente farfallina, uno che vive in camper sembra uno che vive come un fricchettone, e non è sempre così, nel senso che per noi il camper è un modo per poter viaggiare lavorando, perché noi comunque non abbiamo, come dire, un lavoro che è legato ad un posto fisso, o almeno in alcuni momenti dell'anno. Per esempio, io mi occupo della produzione di un dispositivo che si chiama PlantsPlay, che abbiamo ideato insieme 7-8 anni fa, c'è stato tutto un grande percorso per arrivare a questo dispositivo, che serve a trasformare le variazioni elettriche delle piante in delle note musicali. In poche parole, ci sono due sensori, che adesso vi faccio vedere, che servono a rilevare il bioritmo della pianta ed a trasformarlo in note musicali. Questo ci permette di essere consci del bioritmo delle piante, di come una pianta sia un singolo individuo che interagisce con te, con l'ambiente circostante. Ce ne possiamo accorgere guardando il grafico in tempo reale su un'app che abbiamo ideato e ascoltando questo bioritmo. Questo ci fa proprio comprendere come intorno a noi ci sia in continuazione dell'intelligenza, della coscienza che si interfaccia con noi, con quel che facciamo. Per esempio le piante, negli ultimi anni è stato scoperto che hanno tantissimi sensi, riescono quindi a percepire in maniera molto dettagliata l'ambiente intorno a loro. Due piante possono comunicare sia con l'apparato radicale attraverso segnali elettrici, sia con invece segnali chimici, quindi aerei emanandoli attraverso insomma l'aria, quindi trasportandoli attraverso il vento. C'è tutto un mondo molto interessante, un mondo di ricerca che negli ultimi 15 anni ha fatto tantissimi passi avanti su questo tipo di realtà. Quindi il progetto nasce proprio per veicolare questo messaggio. Siamo all'interno di un mondo cosciente, intelligente, noi siamo degli animali che fruiscono di questo mondo. Un mondo in cui non siamo sopra una piramide, noi siamo alla punta, come ce la siamo raccontata chiamandoci Sapiens, addirittura due volte Sapiens nel nome della nostra specie porta. Siamo all'interno di un cerchio che si muove a spirale, dove tutte le specie collaborano per creare benessere e per cercare un posto su questo pianeta. Lanciamo il progetto, è successo, e adesso siamo dopo 7 anni alla 7ª produzione. Infatti tra 10 giorni torniamo in Italia, perché devo curare la 7ª produzione del dispositivo, il magazzino stanno finendo e questa è una cosa che mi lega all'Italia, quindi tornare per le produzioni, gli ingegneri quindi mi faranno trovare pronti tutti i circuiti, io mi occuperò dell'assemblaggio finale e dell'iscatolamento in magazzino. Fatto questa cosa, cominceremo a viaggiare per l'Italia, perché la primavera e l'estate sono i mesi in cui viaggiamo per l'Italia e facciamo concerti di piante d'alberi, ovvero attacco questi sensori in un bosco, oppure se siamo in una tenuta, in un festival o in altri tipi di luoghi, anche al chiuso, portiamo delle piante ed ascoltiamo dei concerti di piante. Quindi tante piante, tanti alberi creano musica insieme e io sono una sorta di direttore d'orchestra che quindi dirigo la loro composizione alzando e abbassando i vari volumi e assegnandogli gli strumenti musicali che devono suonare, perché il dispositivo rileva la loro variazione elettrica e la trasforma in delle note musicali. Poi queste note musicali in tempo reale qualcuno le deve suonare, quindi io gli dico: questa pianta suonerà il pianoforte, questa pianta suona il violino, questa pianta suona la timbrica elettronica, e poi le tocchiamo, le stimoliamo, quindi siamo tutti parte di questa creazione musicale. E Kiga guida questo concerto con delle meditazioni che ci permettono quindi di entrare in questo flusso di note biologiche create praticamente dalle piante, un concerto che non è mai simile ad un altro, proprio perché le piante, essendo degli organismi intelligenti che interagiscono con l'ambiente, creeranno sempre della musica diversa, delle note diverse a seconda della situazione in cui saremo. Che figata. Domanda casalinga. Io zia Pina, o io anche Gianni, che magari ha una casa, compra delle piante, questo dispositivo mi serve questo intanto, giusto? Esatto. Per ascoltare le piante che io ho a casa, cioè per sentirle suonare.
È una roba che è pazzesca, vi giuro. Se mi prendi il telefono, avete aperto un, un mondo. Sentiamo una pianta. Allora, facciamo così, vediamo un po' qui. Cioè, praticamente una qualunque pianta. Allora, esatto. Noi adesso facciamo così. Allora, questo intanto l'abbiamo concepito per essere un ciondolo, quindi te lo puoi mettere al collo, girare, andare in giro in un bosco, a ascoltare i tuoi alberi preferiti, magari. Questo, in questo caso, lo attacchiamo in questo modo. Abbiamo il sensore, lo attacchiamo qui. Accendiamo il dispositivo, adesso vedremo le lucette che si accendono, eccole qui. Adesso colleghiamo i sensori alla piantina, ok, qui. Qui. Ok, ci sono vari tipi di sensori, okay, questi sono a pinzetta. Ci sono dei sensori che sono a ventosa adesivi, che servono per o tronchi di alberi, fusti di alberi o foglie grandi. In caso di foglie così piccole si romperebbero con i sensori a ventosa appiccicosi come quelli di elettrostimolazione, quindi si possono utilizzare questi qui. Dopodiché apriamo la nostra app che si chiama Plants Play, il dispositivo si connette e comincia. Questa è la variazione elettrica di questa pianta. Ma davvero? Cioè questo è il suono della pianta? Se io vado a toccare la pianta, vedi, abbiamo una modifica immediata della sua variazione elettrica. Cioè, è una cosa assurda, giuro. Questi grafici? Questo grafico, vedete, sono degli ohm nel tempo, quindi è la variazione di resistenza elettrica della pianta che è tra i due sensori. L'algoritmo rileva il cambiamento di variazione elettrica e lo trasforma in delle note musicali, come se così questo fossero dei tasti di un pianoforte. Quindi così vedete il grafico scientifico, così invece immaginate che sta spingendo dei tasti di un pianoforte e tu puoi scegliere qual è la timbrica che le deve suonare queste note in tempo reale. Adesso è questa timbrica elettronica, ma possiamo fargli suonare anche una timbrica di un pianoforte, di un'orchestra intera di violini, e quindi nei nostri concerti è molto interessante sentire come si incastrano i vari tipi di timbriche, di armonie delle piante. Ragazzi, una roba incredibile. Praticamente tu stai ascoltando tutti i suoi cambi di stato elettrici e li puoi ascoltare perché l'algoritmo li rileva e li porta in una scala udibile assegnandogli delle note che vengono suonate in tempo reale, in questo caso dall'app. Adesso vedi, così potrei salvare la musica, adesso dico di no, esco fuori. Mi viene anche da pensare a chi fa le meditazioni, no? Cioè, tipo, se a casa uno ha una pianta, è un pensiero che mi sto facendo adesso, e uno fa meditazione, yoga, cioè si attacca... Esatto, diciamo che il dispositivo è pensato per tutto il mondo olistico, quindi chi fa meditazione, chi fa yoga, può chiaramente creare della musica generativa, perché in gergo tecnico si chiama musica generativa, ovvero generata da un qualcosa che non sia l'uomo, e la può utilizzare quindi per rilassarsi, per meditare. È utilizzato molto da forestali, divulgatori scientifici, per l'attività sia con gli adulti che per i bambini nelle scuole, perché questo permette proprio di far capire come le piante siano esseri viventi, come si interfacciano tra di loro con gli esseri umani. Abbiamo un chiaro segnale, che in questo caso è un segnale uditivo oltre a quello visivo, tecnico, scientifico, di quello che sono un po' le piante, no? Di come siano vive, di come reagiscono all'ambiente. Questo dà modo di poter spiegare tante cose che invece potrebbero risultare più ostiche e complesse. Fantastico, pazzesca sta roba. Grazie di cuore per avermela fatto ascoltare in diretta così, eh. Pensa che i concerti che sono previsti per questa primavera, per aprile e maggio, saranno la maggior parte concerti meditativi che faremo in cuffia e appunto io guiderò l'ascolto in maniera che sia consapevole e saranno super rilassanti. A volte capita che le persone si addormentano. Poi sai cosa mi piace? L'idea di portarmelo dietro, andare magari a fare una passeggiata, attaccarlo e ascoltare 10 minuti una pianta. C'è una roba, è bellissima sta cosa. Ragazzi,
Io vi ringrazio tantissimo per questa meravigliosa chiacchierata. L'ho trovata strautile, ho imparato una cosa bellissima, quindi grazie. Bocca al lupo per tutto, per tutti i vostri progetti. Grazie. E spero veramente, insomma, possiate realizzare il massimo valore in questa vita che è preziosissima. Quindi grazie di cuore per questo incontro.